Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Dopo tantissimo tempo che lo desideravo, ho prenotato su Amazon il kit per fare il calco delle mani. Ho preso quello grande perché lo faremo tutti e quattro, quindi io, mio padre, mia madre e mia sorella. Andiamo ad aprire il secchiello, vediamo all'interno che cosa contiene e dopodiché lo andremo a fare insieme, sperando di non sbagliare. Allora vado ad aprire, se riesco. Ok, allora troviamo due sacchetti di questi. Questo è l'alginato, poi un boccale, due stuzzicadenti di legno, il bigliettino, la palettina per miscelare, due buste di gesso da 1 chilo e poi le istruzioni. Leggendo le istruzioni c'è scritto che dobbiamo aprire le due buste di alginato, quindi queste qua, queste. E all'interno del secchiello dobbiamo andare ad inserire 3,6 litri di acqua e l'acqua dovrà essere fredda. Allora, mettiamo l'acqua, quindi già questi sono 3 litri, mancano 600 grammi e 600. Adesso vado ad inserire all'interno le buste di alginato, però piano piano, le vado mettendo piano piano e vado mescolando nel frattempo. Non dovrà esserci nessun grumo, quindi mescoliamo. Potete miscelare anche con il frullatore, con lo sbattitore elettrico, volendo. Mescoliamo per bene e mescoliamo fin quando non diventa rosa. C'è scritto così nelle istruzioni. Nel frattempo i miei genitori si devono alzare. Sarà comunque più chiaro tipo come adesso. Quindi alzatevi all'impiedi. Dobbiamo mescolare per 2 minuti, c'è scritto. Adesso dobbiamo attendere 3 minuti. Abbiamo tolto le mani, abbiamo sudato un pochino, ecco come all'interno. Adesso dobbiamo preparare il gesso che andremo ad inserire poi all'interno. Per preparare il gesso dobbiamo inserire all'interno 300 ml per ogni chilo di gesso. Siccome noi ne abbiamo due, andrò a mettere 600 ml di acqua. Stavo sbagliando, prima devo versare l'acqua, quindi 600 ml di acqua e verso all'interno il gesso. Quindi piano piano metto il gesso e vado mescolando. Mescoliamo fino a far sciogliere tutti i grumi e dopodiché lo versiamo all'interno del secchio. Adesso lo trasferisco all'interno del boccale, sperando di non fare danni. Nelle istruzioni c'è scritto di inclinare il secchio e di versare il gesso all'interno, così se le bolle d'aria si tolgono. Di sbattere anche il secchio in questo modo e di riempirlo tutto fino all'orlo.
Adesso nelle istruzioni c'è scritto di lasciarlo così per 2 ore oppure tutta la notte. Io lo lascio tutta la notte. Trascorsa tutta la notte, adesso è arrivato il momento di vedere se ha funzionato oppure no. È duro. Quindi, come prima cosa, con la palettina dobbiamo togliere questo dai laterali. Questo qua che va via, non vi preoccupate perché è l'eccesso. Quindi capovolgo facendo attenzione. Togliamo il secchiello e adesso dobbiamo vedere se è riuscito. Ovviamente dobbiamo fare piano piano. Sono troppo curiosa. Wow. Ovviamente poi con i legnetti dobbiamo togliere tutto l'arginato dalle dita. Guardate. Dopo averlo pulito per bene, ho tolto tutto l'arginato che c'era all'interno delle dita. Ecco il calco delle mani della mia famiglia. Spero che questo video vi sia piaciuto.